È possibile fare una frittata senza uova? Io vi dico di sì e in questo video vi lascio la mia ricetta con porri e zucchine. Per me è di una bontà assurda. In una ciotola prepariamo la pastella e la lasciamo riposare. Più riposa e meglio è, comunque anche un'oretta è sufficiente. Così nel frattempo ci dedichiamo a rosolare i porri e le zucchine. Approfittatene delle ultime di stagione. Tolgo la schiumetta che si è formata in superficie, aggiungo l'olio e le verdure rosolate. Teglia da forno, ci rovescio tutto dentro e io ho completato in superficie con del lievito alimentare e dei semini, ma sono assolutamente facoltativi. Me la dimentico in forno per 25 minuti ed eccola qua, gustosa e saporita. Buonissima.